ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 codice penale relativamente al delitto di cui all'articolo 368 comma secondo codice penale, ridetermina la pena inflitta a Nox Amanda Marin complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Questo è un processo senza prove. Impugneremo questa sentenza, andremo in Cassazione. Siamo pronti a un ping pong infinito finché non verrà riconosciuta l'assoluzione di Raffaele Sollecito. Ho detto una brutta botta. Le sentenze si rispettano ma si ricordano. C'è un mezzo di impugnazione e lo metteremo in essere. Adesso c'ho molta tristezza, abbiamo parlato con Amanda, ha preso male. Cosa ha detto? Niente. Si è interrotta la comunicazione. No, io non è che faccio la faccia del funerale, noi, ripeto, abbiamo ancora un percorso stretto da percorrere, scusate la ripetizione, lo faremo. Soddisfatti, abbiamo avuto questa sentenza che ha confermato il lavoro che è stato fatto in questi anni dalla Procura prima di Firenze, prima di Perugia, poi di Firenze, dal lavoro che abbiamo fatto noi in questi anni e l'impianto accusatorio evidentemente ha passato anche il vaglio, l'esame della Corte di Firenze, quindi sì, siamo soddisfatti, penso che sia stata fatta un po' di giustizia per Meredith e per la sua famiglia.